Sinceramente in questo video mi viene solo da piangere. Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Oggi siamo molto tristi. Molto. Facciamo anche un close-up sul mio look, che è proprio membro della banda della Casa di Carta. Mi avevate chiesto altri look con la palette di NYX e l'ho pubblicato su Instagram. Quindi, se non mi segui, seguimi su Instagram, TikTok, YouTube, non ti perdere nessun social. A parte questo, piangiamo insieme. Apriamo questo video in modo molto triste perché sì, ci è saltato il viaggio a Vienna. Che bello! Sì, l'Austria è in lockdown e abbiamo annullato il viaggio. L'albergo, la camera ci ha rimborsato, l'aereo no, nel senso che finché non viene cancellato il volo non possiamo ottenere il rimborso. Vabbè, amen, ce ne faremo una ragione. Però io intanto avevo fatto degli ordini, tra cui questo qui su YesStyle e poi un altro che vedrete domenica. Su YesStyle ho preso per lo più accessori, accessori come cappelli, calzini. Ora vi faccio vedere. Iniziamo dal cappello mio preferito per eccellenza, che è questo qui. Ovviamente sotto nell'info box vi lascerò sempre i link se vi può interessare qualcosa. Apro anche la parentesi dogana su YesStyle, non la pagherete perché non hanno i magazzini a Hong Kong, ma non mi ricordo dove, e non la pagate. Ordino da anni e tranquilli, non la pagate. Comunque, passiamo al cappello più bello. Questo qui a costine alla pescatore. Alla pescatora? Va bene, oggi proprio iniziamo con video flop. La cosa che mi piace è che all'interno avete il fiocchetto per regolarlo in base alla vostra testa. Quindi è una misura unica, ma ve la gestite voi in base a come lo preferite. C'era in diverse colorazioni, ho scelto questo qui che è proprio un panna sporco, perché non è proprio un color panna. Dal video è molto più chiaro e è fighissimo. Ha questi due cosini, sia di qua che di qua. E secondo me non so neanche se va tipo così, penso così. Vabbè. Comunque deve prendere la forma. All'interno io solitamente mette un po' d'ansia parlare così, vabbè. Per prendere la forma io metto della carta di giornale. Nel mio palazzo mettono tantissima pubblicità dell'Esselunga, Conad, vari supermercati che io prendo e metto all'interno dei capelli. Interessante. A parte questo consiglio random volante, ho preso questa colorazione perché avevo la pelliccia sintetica dello stesso colore e quindi, cioè, la mia pelliccia è tipo un beige grigio bianco che non si capisce, cioè non definite il colore. E quindi questo qui stava benissimo. Altro cappello di un colore in realtà che io non avevo scelto perché non ho capito bene il colore reference o ho semplicemente cliccato male, ed è questo viola qui che secondo me non mi sta neanche bene. Praticamente è uno di quei cappelli classici, un berretto, come si chiama, e sulla punta è così, ha il risvolto che potete tranquillamente anche voi gestire se lo volete più corto, se lo volete più grosso, così di base. E mi piaceva sia in lilla, non così, questo è un lilla fluo, che in azzurrino, che in verdino. Ho detto vabbè, per cambiare, non credo che mi vesto così spesso di questo colore. Ve lo faccio vedere perché sono, come si dice, sono coraggiosa e mi faccio vedere con questo colore. Fatemi sapere ovviamente se mi sta bene o meno. Questo? Beh, secondo me con questo rossetto non sta neanche così tanto male il look, cioè non è proprio quello giusto, però non è così bruttissimo, cioè boh, non saprei. Non amo in particolar modo questi cappelli così a testa, praticamente a uovo. Non so. Altro cappello basco, basco nero con la
lui e anche un pelo di Zeus attaccato, adoro. Comunque anche questo in diverse colorazioni, l'ho preso nero perché non avevo nulla di nero, cioè in realtà lo volevo di pelle, solo che non l'ho trovato e quindi l'ho preso classico. E questo diciamo che mi piace come calza perché ne avevo già uno in rosso. Aspettate che il basco è difficile da mettere bene. Comunque ne avevo già uno in rosso e mi strapiaceva. Forse questo qui ha una struttura un pochino più leggera, l'altro era più strutturato e mi piace di più strutturato perché altrimenti dovete stare sempre a gestirvelo voi. Questo malincuore lo boccio, mi aspettavo qualcosa di meglio, ma non mi piace la struttura come sta e quindi per me è un no. No. Passiamo poi a maglioncini, ho preso tre maglioncini così, dolce vita, molto semplici, tra cui questo qui in colore caffè che non avevo nella mia collezione e mi piace tantissimo. Ho preso una taglia, ora ve lo dico subito, M, il tessuto è completamente liscio, così si vede anche il colore, bellissimo, a collo alto. E mi piaceva perché appunto con un pantalone beige o comunque una giacca beige, un jeans, stava benissimo. L'ho preso, ho detto vabbè, a Vienna mi porterò più cambi e comunque volevo rimanere sulla scia del nude perché non potendo portare diversi cappotti, ovviamente ne porto uno, massimo due, ne volevo portare. E quindi ho detto vabbè, prendo questo che mi piaceva tantissimo sul sito e sono rimasta soddisfatta. Poi, rimanendo sempre sulla scia del nude, ho preso questo qui color panna, che non è bianco, è proprio un panna giallino, tutto a costine, questo è più caldo come materiale, anche di questo ho preso una M ed è molto 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 bello. E sempre a collo alto, forse è leggermente trasparente come tutti i maglioncini, sì, forse un po'. Non è anche troppo forse, sì un po' sì, ma tutti i maglioncini chiari purtroppo sono trasparenti. Poi, sempre maglioncino, però questo qui in realtà l'avevo preso perché mi piaceva ma non l'avrei portato a Vienna perché ha uno scollo a V, e questo qui verde, che è molto molto bello, sempre a costine. Questo verde pisello acido, è un po' acido, in realtà neanche si vede chissà quanto nel video, mi piace tantissimo. Tante persone nell'ultimo video mi hanno detto che mi sta male, per una questione di armocromia. Se mi seguite su Instagram già avete visto la faccenda, perché ovviamente ho risposto a questa persona dicendo che sì, ok, l'armocromia va benissimo se un colore ti sta bene o un colore ti sta male, ma se la mattina mi sveglio e voglio mettermi il verde perché mi piace, perché sto bene con quel maglione, non capisco perché non posso metterlo. Ok, va benissimo l'armocromia, ma neanche viverla così, cioè mi sembra un po' esagerato, un po' too much. Anzi, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate a riguardo, perché secondo me c'è proprio, non c'è una via di mezzo, c'è chi è proprio per l'armocromia e armocromia è legge, e chi come me va benissimo l'armocromia, è importante magari sì sapere che colori ci stanno bene, ma se mi voglio vestire un colore che non mi sta bene per l'armocromia mi ci vesto lo stesso. Passo e chiudo. Poi ho preso due paia di calzini stupendi, sono caldissimi. E allora ho preso questi qua che sono tipo con il cane, le orecchie, il cane così, ma poi veramente di una morbidezza atroce, bellissimi, pazzeschi, ovviamente per stare in casa o da mettere sotto gli stivali. A Vienna l'avrei tranquillamente messi sotto gli stivali, mentre questi altri, cioè sono proprio natalizi, c'è la Rinna, cioè guardate. Sapete che mi sembro? Non so se anche vostra nonna ce l'ha, quel Babbo Natale a pile che si muoveva tipo così, tutto rotto, cioè mia nonna ce l'ha ancora, dell'anteguerra, e fa ti 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 ti. Che roba, va bene. E poi volevo prendere un pigiama peloso, ma non avevo capito bene e praticamente ho preso solo il pezzo di sotto. Io pensavo fosse il completo perché nelle foto c'era scritto set e poi c'era anche la foto sopra sotto, e invece no, ho preso solo il sotto, ma va bene lo stesso anche perché ho tante maglie felpe, quindi va bene. Di questo colore stupendo, stupond, con scritto qualcosa che non capisco,
qui, va bene, e ho preso una taglia unica. Sì, taglia unica, ma va benissimo, anche come lunghezza va benissimo sotto all'elastico e per stare in casa è favoloso, ma poi morbido da morire, sembra tipo le coperte, cioè scusate, i plaid, pazzesco. C'era in rosa, in verde e in azzurrino, però l'azzurrino era troppo carino. Poi ho preso questa pinzetta per stare in casa o comunque per fare questa nuova tantissimo di moda. Questa cosa qui, cioè si fa così, lo si mette così e fate un'acconciatura, si vede? Boh, forse no, e che flop, non lo so. E comunque mi piaceva tantissimo, vi stavo per salutare e invece mi ero dimenticata della borsa. In realtà io non so perché continuo a riprovarci, ma anche questa mi ha completamente deluso, non mi piace assolutamente. Sul sito sembrava super figa e praticamente cerco di mettervi a fuoco, così non riesco a farlo nemmeno, ok? Questa è la sua forma, praticamente ha soltanto la base rigida che non si può piegare, comunque non sono convinta al 100%. Mi aspettavo un qualcosa di diverso, non lo so, fatemi sapere sotto se per voi è un sì o un no. E siamo giunti al termine, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Vi aspettiamo su Instagram e su TikTok, vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai amore! Ciao ragazze!